Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Il video di oggi è in collaborazione con il canale YouTube Mondial Discovery. Trovate il link in descrizione di questo video. Si tratta di un piccolo canale con tanta voglia di crescere sia nei contenuti che nel canale stesso. Teniamo conto che sono canali che hanno bisogno di sostegno, come tutti d'altronde, e quindi dobbiamo essere tutti uniti nell'aiutarci. A tal proposito, un utente del canale, Giancarlo, ha fatto un commento ultimamente che mi ha fatto riflettere, scrivendomi: Franco, è da ammirare ciò che fai. Forse sbaglio, ma così facendo, nell'aiutare gli altri, rischi di perdere tu. A presto e un saluto a tutti gli iscritti a questo canale. E io ho risposto che aiutare ripaga sempre. Ora, con questo non voglio dire che sono Gesù venuto dal cielo per aiutare tutti, ma se non ci aiutiamo nelle piccolezze, allora siamo degli uomini vuoti. A me, personalmente, non mi costa niente aiutare uno youtuber che cerca di far crescere il proprio canale, perché a volte mi immedesimo e mi metto dalla loro parte. Sapete quante volte uno si scoraggia dopo aver messo video e aver sacrificato del tempo per poi non aver risultati? A me capita sempre. A volte mi chiedo, ma perché quel canale ha più iscritti del mio o più visualizzazioni? E magari tratta anche di argomenti stupidi. E sapete quante volte mi viene in mente di lasciare tutto? Poi ci siete voi che date sostegno e io continuo. Questo è il motivo perché aiuto, anche se i video possono essere fatti male o in maniera elementare. Poi toccherà a voi capire se il canale sarà valido o meno. Ma mi sono dilungato troppo. Adesso vi lascio al video e noi ci risentiamo alla fine. Ciao ragazzi. Innanzitutto, prima di iniziare, ringrazio il canale di EarthLive 2.0 per avermi dato la possibilità di collaborare. Ok, partiamo. Uno degli sviluppi più recenti e più significativi del mistero degli UFO è senza dubbio il fatto che molte migliaia di persone affermano in tutto il mondo di essere state rapite dagli alieni. Dobbiamo anche dire che moltissime persone credono che tali rapimenti siano un fatto reale. Il fenomeno del rapimento alieno emerse negli anni 60, ma negli ultimi decenni si è venuto un aumento esponenziale delle persone che sostengono di essere state rapite dagli alieni. Volendo utilizzare delle categorie sociologiche, potremmo dire che soprattutto negli Stati Uniti è sorta una vera e propria subcultura creata dai racconti riguardanti gli abductions. Tale subcultura si instaura sviluppando in maniera tale da dare origine ad un organismo culturale unitario. Cercheremo ora di individuare insieme alcune delle caratteristiche di base riscontrabili nell'abduction. In genere le vittime sono trasportate dagli alieni a bordo delle loro astronavi, o mentre sono alla guida delle loro auto, o addirittura mentre dormono nelle loro case. Nelle abductions, che si verificano nella camera da letto del rapito, i visitatori alieni dimostrano di avere la capacità di passare attraverso i muri e di rimanere sospesi nell'aria. Inoltre, essi dimostrano di avere anche la capacità di assumere il controllo totale delle loro vittime, che vengono spesso immobilizzate e rese in tal modo incapaci di opporsi alle azioni degli alieni, i quali sembrano essere dotati anche di poteri telepatici e paranormali. Quando le vittime dei rapimenti alieni vengono portate a bordo degli UFO, subiscono molto spesso situazioni umilianti e traumatiche. Inoltre viene spesso eseguito su di loro ogni tipo di test medico, atto a generare e ad alterare il loro DNA. In genere, in grandi distanze, su freddi tavoli operatori viene fatta questa operazione. Un'altra caratteristica molto interessante ed inquietante, riscontrabile nei racconti dei rapiti, è il fatto che gli alieni agiscono come se fossero comandati da una sorta di mente, no? Tanto che alcuni autori hanno avanzato l'ipotesi, no? Che essi abbiano una coscienza collettiva, riscontrabile ad esempio nelle formiche di un formicaio.
In genere i rapiti raccontano di aver provato un forte senso di paura durante la loro esperienza, sebbene accada talvolta che gli alieni dicano alle loro vittime che ciò che gli sta accadendo non è finalizzato a causare danni ai rapiti o al genere umano, ma al contrario, le abductions vengono per il bene del nostro pianeta e dei suoi abitanti. Come strana giustificazione del loro comportamento, talvolta gli alieni mostrano ai rapiti immagini relative a distruzioni e a sofferenze umane, al fine di ricordare ai rapiti che essi devono lavorare duramente per prevenire eventi apocalittici. Inoltre, molto spesso ci sono connotazioni sessuali. Essi prelevano spesso ovuli dalle donne e sperma dagli uomini ed hanno non raramente rapporti sessuali con le loro vittime. C'è da mettere in evidenza che circa l'80% delle vittime dei rapimenti sono donne. A volte accade pure che gli alieni trapiantino o rimuovano feti ibridi del grembo delle donne. Alla fine del rapimento gli individui vengono riportati nei loro letti o dovunque si trovassero al momento del rapimento, ma talvolta sono abbandonati a se stessi in un luogo diverso. Nella maggior parte dei casi le vittime dei rapimenti mantengono solo un debole ricordo oppure non ricordano assolutamente nulla della loro traumatica esperienza, così che essi riescono a ricordare la loro esperienza quasi esclusivamente grazie al massiccio ricorso dell'ipnosi. In sintesi possiamo dire cosa? Possiamo dire che lo scenario relativo ai rapimenti deriva quasi esclusivamente dalla regressione ipnotica alla quale vengono sottoposti poi i rapiti. Dopo aver analizzato e sintetizzato le caratteristiche di base riscontrabili nei racconti dei rapiti, riteniamo opportuno mettere in evidenza che nelle esperienze delle vittime dei rapimenti sono riscontrabili una serie di importanti caratteristiche che non possono non interessare gli storici delle religioni, in quanto tali caratteristiche fanno parte della dimensione, diciamo, religiosa. In primo luogo, l'incontro con gli alieni sconosciuti, nettamente più potenti degli esseri umani, è simile all'idea dell'incontro con l'altro, no? Che è basilare in tutti i sistemi religiosi. Nell'universo religioso l'altro può essere sia un dio o un semidio, oppure un essere che in generale trascende la dimensione umana. In secondo luogo, vedere le luci, avere la visione di strani segni, compiere viaggi fuori dal corpo, misteriose esperienze di guarigioni, immagini di istruzione globale, forte senso di amore o di paura sono tutti elementi comuni nelle esperienze di rapimento, ma ognuno di questi elementi può essere facilmente ritrovato nei sistemi religiosi tradizionali. In terzo luogo, i messaggi che alcuni rapiti affermano di aver ricevuto dagli alieni fanno venire alla mente i messaggi che molte persone che affermano di aver avuto un incontro con esseri soprannaturali sostengono di aver avuto nel corso del loro incontro con l'altro. In quarto luogo, molti rapiti sviluppano la convinzione di essere degli eletti, in quanto sono convinti che gli alieni hanno affidato loro un'importantissima missione. Allo stesso modo, in molte tradizioni esistono persone che sono convinte di aver ricevuto da entità soprannaturali importanti missioni, no? In quinto luogo, vi sono molte prove che vari elementi nei racconti di rapimento sono versioni modernizzate di racconti che fanno parte del folklore europeo. Ad esempio, esistono molte similitudini tra i racconti forniti dalle persone che in passato sostenevano di essere state rapite dal piccolo popolo, dalle fate, e i racconti forniti dalle vittime dei rapimenti alieni. Per fare un esempio concreto, la perdita del senso del tempo, spesso presente nelle abduction, è un fenomeno ben noto al momento che le persone che affermavano di essere state rapite dalle fate erano vittime a loro volta della perdita del senso del tempo. Dobbiamo anche mettere in evidenza che nel Medioevo molte persone appartenenti alla religione cristiana raccontavano di essere cadute sotto il potere degli incubi e dei succubi, terrificanti demoni che visitavano le persone nelle loro stanze, da letto, allo scopo di avere rapporti sessuali con tali persone. Gli incubi avevano rapporti sessuali con le donne e i succubi con gli uomini. Come abbiamo detto in precedenza, accade non raramente nelle abduction che i rapitori alieni abbiano rapporti sessuali con i rapiti. Non dobbiamo dimenticare che in alcuni miti della religione pagana, tradizionale, greca e romana, si affermava che gli dei e le dee avevano rapporti con gli esseri umani, no? E da tali rapporti nascevano gli eroi, esseri semidivini. Inoltre dobbiamo anche tenere presente che in alcuni casi i rapiti hanno acquistato poteri paranormali o hanno acquisito un forte interesse
per la religione o comunque per tematiche di carattere mistico. Mi fermo qui, ragazzi, c'è tanto da dire, ma per questo vi rimando al mio canale. Ciao a tutti, ragazzi, e grazie per aver seguito il video. Io ringrazio Mondal Discovery della collaborazione, spero che il video sia stato di vostro gradimento, vi ricordo che trovate il link del canale in descrizione di questo video. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi a Earthlive 2.0 e noi ci risentiamo alla prossima.